Hai capito, Riccardo? Secondo il CT, l'Inter ad oggi è la squadra più completa. E non è l'unico a dirlo, tra l'altro, lo dicono in tanti. Io credo che ci sia un lavoro anche di testa in cui la squadra, secondo me, è consapevole delle sue potenzialità. Poi Inzaghi adesso sta trovando un po' la quadra, nel senso che sono quelle, adesso non voglio dire che poi c'è da fare tutti i discorsi, però sono quelle stagioni in cui ogni cosa che fai, per esempio, mette Carlos Augusto braccino e fa comunque una grande partita. Darmian Calhanoglu è è entrato esploso in una maniera, credo, un ruolo che va esponenziale. detto gli ha inventato lui, perché Calhanoglu Che lì l'ha messo lui. nasce, fortunatamente, cioè gli ha Sì, perché si inventato era fatto lui, male Brozovic, è vero, esatto, però. poi ha comunque trovato, secondo me, un giocatore che è Thuram, che fa giocare bene anche Lautaro. Cioè, molte volte, sai, si diceva Lautaro Dzeko. Però Lukaku. con Lautaro Lukaku, però sembra che Thuram abbia veramente sia un giocatore che penso che neanche l'Inter si aspettasse di questa caratura, nel senso assist, gol, profondità, gioca per la squadra. E poi Poi c'è le questo fasce, e poi le fasce comunque. monumento che io sono sempre più stupito, che è dietro, che è Acerbi. Cioè Acerbi è un Si sta giocatore vivendo che veramente una giovinezza cioè, è un nuova giocatore che nell'Inter. già dall'anno scorso in Champions, ma anche cioè, sta facendo veramente. Cioè, è il leader difensivo. E poi consideri che sabato, no, domenica sera Napoli, sostanzialmente era l'unico possibile titolare, perché c'era fuori Bastoni, c'era fuori Pavard e c'è uscito De Vrij. Quindi, sì, la squadra è buona, cioè, no, dico, è ottima. Io sono convinto che possiamo far bene, ma ripeto, lo dicevo anche quando si parlava di Juventus-Inter. Cioè, non dobbiamo andare a provare a vincere tutte le partite, cioè, sono conscio del fatto. È inutile dire no, porti Quindi sfiga, non non ti dire. nascondi, No, cioè sei il io no, per favorito per questo carità. scudetto. Secondo me abbiamo più possibilità di quell'anno dove l'ha vinto il Milan, perché adesso mentalmente siamo anche preparati, secondo me. Rudy, sei d'accordo? Sì, la sensazione è quella, no? Cioè è un po' il paragone del Napoli dell'anno scorso, cioè quando girano tutte le cose bene, anche l'entusiasmo, quella forza in più che ti dà la serenità mentale, la consapevolezza dei tuoi mezzi, forse, sì, si sente. Non è che ne sono felice, io tengo al Milan, te lo Infatti lo stai ricordo. dicendo con una No, lo faccia tengo proprio perché ho un po' di amarezza, però contrita, è eh? vero che l'organico, gli acquisti che sono stati fatti, come giocano, adesso siano qualche infortunio, ma sicuramente meno di altre squadre. Cosa ti devo dire? Gli gira tutto bene, quindi buon per loro. Speriamo finisca presto. Nel caso c'è Paolino lì dietro, Cioè. pronto ad approfittarne. Ma guarda, per me è stata la sintesi perfetta questa del ragionamento che è stato appena fatto. Cioè, io penso che l'Inter preventivasse così la sua stagione, anche perché una squadra, quantomeno dall'esperienza. Una squadra che gioca la Champions il periodo migliore della preparazione, poi al di là che hai una rosa abbastanza ampia, molto più ampia di tante altre, soprattutto la Juventus, diventa dopo la pausa natalizia, pausa natalizia per modo di dire, cioè dalla ripresa della Champions ti aspetti di volare un po' anche di più. Detto questo, l'unica cosa che non ha preventivato era di vedere una squadra come la Juventus, che pur avendo una partita sola a settimana, ma che non diventi l'alibi per ufficializzare la propria bugiardata, non dell'Inter in generale, nei ragionamenti che sento, era preventivare una Juventus così vicina dopo 14 giornate, che non sono tante, ma non sono neanche poche. La Juventus con i suoi mezzi. Con il suo non gioco, tutto quello che volete, ma è riuscita quantomeno a anestetizzare l'Inter. Ecco, non so se la partita col Napoli sarà simile, perché la Juventus più di tanto con questo centrocampo, in queste condizioni, seppur è diventata squadra da gruppo, e questo è un passaggio importante che ci spiega Allegri, ma che dovrebbe spiegare anche tante altre realtà. Il Napoli piuttosto che l'Inter. L'Inter è squadra non quest'anno, non dalla terza giornata, non dal derby, non perché ha recuperato in Champions, ma perché ha una consapevolezza sicuramente superiore e maturata nel corso di queste ultime stagioni. Quindi ci vedo una squadra avvantaggiata per questo di suo. Poi certo, le situazioni collaterali nel bene o nel male contribuiscono alle stagioni, ma la percezione è quella che stavate dicendo voi da studio. Marianna? No, Sulla Juve o no, sull'Inter, sull'Inter. Ma poi sull'Inter? dopo parleremo anche di Juve, No, stavo scherzando ovviamente.
Ma io in realtà l'Inter penso, ma poi l'ha dichiarato anche lo stesso Marotta, cioè l'obiettivo è quello di raggiungere la seconda stella sul petto, no? E personalmente credo che sia la squadra davvero più completa, anche perché hai una panchina veramente molto lunga, al di là che puoi adattare dei calciatori, e lì bravura anche di ovviamente di Inzaghi, perché ovviamente queste, anche il fatto di dover arretrare, sì, anche obbligato forse nel farlo, anzi senza il forse, comunque Darmian ti ha suscitato un beneficio e non solo, quindi io penso che, ecco, lo dicevo prima mentre parlava Riccardo, secondo me un potenziale grosso dell'Inter sono anche le fasce, perché comunque ti arrivano tanti cross, ti danno modo di giocare, di avanzare col centrocampo, e secondo me quello è il valore aggiunto, perché se non ci fossero comunque tanti cross, l'abbiamo visto anche per dire con, vabbè, quello di Cuadrado è stato un passaggio filtrante, però comunque deriva dalla fascia e non arriverebbero così tanti gol, a differenza per dire della Juventus che ha fatto la metà, un terzo dei gol dell'Inter, però comunque rimane sicuramente un avversario veramente Ma sai Mariana, io basta difficile. Vedere la classifica, guardi i numeri. Inter e Juve oggi sono quelle che hanno più equilibrio, perché il Milan è sì, pieno di infortuni. Due stili veramente sì, però completamente guardi, sì, però diversi. Sì, sì, ma però guarda il risultato, perché poi alla fine il calciofilo guarda il risultato, poi c'è l'estetica del gioco. Certo. Però è vero che ci arrivano in due modi diversi. Ci arrivano due diversi, però, sì, però è quello il problema. Cioè, tu non prendi gol. Perdere uno scudetto con una squadra che gioca male sarebbe terribile. No, ma sarebbe terribile. Sì, sì, no, da favorita, No, ma cioè, infatti ne sono ben lo conto. Lo dico perché però è il risultato alla fine che poi conta. Infatti stavo arrivando lì, cioè, e sostiene i ragionamenti e esatto, ricordi, cioè, di però tifosi. Stavo parlando delle due squadre che alla fine hanno più equilibrio delle altre, perché no, se no, guardi, ma condivido, effettivamente se così. Tu guardi i gol subiti, non tanto i gol fatti, ma i gol subiti, sì, sono le due squadre che ne prendono meno. Difficilmente ne prendi evidente. Più di uno o due a partita. Sì. Milan ha troppi infortuni, la differenza con Milan credo che sia proprio quella. No, certo. Paolo, il Milan tutto sommato è a 6 punti da una e a 4 dall'altra, che se vogliamo sono un paio di partite, no? No, è il derby, è Milan-Juve, sì, ma però la solidità è un'altra cosa. Vabbè, ma il Milan ha anche un problema rispetto alle altre due squadre legate ai tantissimi infortuni, che praticamente non le ha mai consentito di provare a costruire un progetto rivoluzionario fatto in estate con 10 acquisti. Ovviamente sono responsabilità del Milan e di Pioli, perché la preparazione atletica e la programmazione è quella che ha procurato 18 infortuni muscolari. No, anche perché no? Persiste già dallo scorso campionato questa sì, lacuna, sì, esatto, quindi voglio dire, non hanno proprio riparato questo. Poi è chiaro che non c'è un unico modo per conquistare trofei, però diciamo che quello che va per la maggiore, più divertente, è quello che fa migliorare i giocatori, è quello costruttivo facendo gioco. Io credo che la Juve stiano giocando così perché, no, credo, so, perché sono più realisti del re, sfruttano le qualità di Allegri in quel tipo di gioco e non nell'altro, perché sanno che hanno una squadra tecnicamente debole, che quindi non può fare possesso palla e in uscita. Lì, abbiamo visto col Monza, se la Juve non viene aiutata dagli attaccanti che si alzano e vanno a scambiare e fanno uscire la squadra dall'area, cioè la Juve non riesce ad uscire dall'area. Cioè col Monza l'ultima mezz'ora è stata così, perché Milik e Ken, che hanno dato il cambio a Vlahovic e Chiesa, sono stati insufficienti in quella prestazione, non hanno aiutato la squadra. C'era anche l'Atletico Madrid di Simeone, che giocava un po' come la Juve, mettiamola così, ed ha fatto buone cose, però in chiave, in prospettiva è un calcio un po' superato, che forse ti garantisce meno rispetto ad una squadra che può crescere col gioco di fare risultato. Magari in Italia giocando così te la puoi giocare fino alla fine per lo scudetto. In Europa, secondo me, con quel tipo di calcio vieni travolto. Ma tu pensi quindi che l'Inter sia la favorita, però? Sì. Beh, l'Inter è la favorita perché ha una rosa più profonda, di maggior qualità tecnica. Dove gioca da noi a Cerbi in difesa. Perché gioca meglio. Non nessuno. È stato da voi, ha iniziato da voi. Però un miliardo d'anni fa. Sì, non andò andato via dalla Lazio. Quest'anno gioca così perché c'ha il dente avvelenato della Lazio. Cioè sull'Inter abbiamo detto di tutto. Fatto bene. No, abbiamo detto di tutto in questo blocco, no? Cioè non credo ci sia altro da aggiungere.
vabbè, forse la cosa banale è che per mettere in difficoltà l'Inter devi non devi farla giocare negli spazi, no? Un po' come ha fatto la Juve allo Juventus Stadium, sì, nell'ultimo match. Perché se le dai campo come ha fatto il Napoli, veramente diventa un flipper che ti ammazza. Cioè vanno. Però comunque la pressione che ha l'Inter veramente è molto alta. La perché pressione? Comunque da parte della Juventus, perché comunque la Juventus adesso sono tre volte che gioca prima dell'Inter, per tre volte la supera. Ma però è un'arma a doppio taglio. È un'arma a doppio taglio. A livello di testa anche la Juve dice lo passo e poi mi ripasso. No, beh, ma una squadra che però potrebbe anche essere ti risponde così tutte le volte. Cioè una squadra che tutte le volte ti risponde così e torna dal Maradona vincendo 3-0. Però se non il passo falso se lo facesse l'Inter, a quel punto non sente molto la pressione, no. Secondo me è allenata per non sentire la pressione, ha fatto una finale di Champions, comunque anche mentalmente è cresciuta molto, dopo la pubblicità condivido questo aspetto perché può anche terminare per smorzare quella capacità di tenere testa. Io sono convinto che la Juventus dia il meglio inseguendo e non trainando il carro del campionato, se volete saperla mia, ma la profondità della rosa dell'Inter, la consapevolezza dell'Inter, sa di essere squadra e superiore, sa di aver superato indenne praticamente gli esami del nostro campionato, condivido quello che il gioco della Juventus potrebbe essere sicuramente forse adatto per centrare l'obiettivo stagionale, che poi è quello di arrivare tra il primo e il quarto posto, così alleggerisco un po' il carico emotivo dei tifosi che vorrebbero sentirsi dire deve sempre vincere, l'importante è vincere, devi anche essere consapevole della forza che hai e inseguendo poter magari mettere la freccia casomai si potesse mettere a un certo punto in queste condizioni, magari con l'aggiunta di qualche pezzo pregiato per il centrocampo, perché se la Juve si arrocca in difesa c'è anche un motivo. Quella è la capacità dell'allenatore, l'intelligenza anche, perché sai, siamo capaci tutti, qualche partita l'abbiamo giocata tutti, butti il pallone avanti, la dai a Chiesa, testa bassa, magari te ne fa tre e ne prendi anche quattro. Una volta, due o tre, alla Juventus non te lo permettono. E creare in mezzo al campo. In questo momento la Juventus avrebbe dovuto avere un centrocampo completamente diverso da Nicolussi Caviglia, titolare play, da Rabiot e da McKennie, che non doveva neanche fermarsi alla Juventus. Vedete voi chi costruisce e Locatelli che recupererà, speriamo anche solo per il Napoli. Diciamo che sta sopperendo mettendo delle pezze che in Italia vanno bene, in Europa chissà, magari cambia la filosofia, cambia l'allenatore, cambia qualcosa, si migliorano le situazioni, perché no? Ci fermiamo un attimo e a rientro facciamo anche un passo indietro sulle polemiche, perché Marotta, ha parlato anche Marotta ieri sera, ha voluto dire la sua e mettere un po' un punto, poi dobbiamo capire ovviamente se qui in studio siete d'accordo o meno. Marotta ieri sera ha voluto fare chiarezza, spazzare via il campo dai dubbi, no, alimentati dalle polemiche post Napoli-Inter legate a due episodi che poi dopo, insomma, mentre parliamo andiamo anche a rivedere, ma li abbiamo ormai già sviscerati in tutte le salse. Prima però Marotta, sentiamo che cosa ci dice il punto di vista dell'Inter su quello che si è detto dopo la partita di Napoli. Io analizzo la prestazione di ieri, dico che sicuramente era importante ottenere tre punti, ma più importante è stato come li abbiamo raggiunti, direi con una prestazione da grande squadra che denota una grande maturità, una grande consapevolezza da parte di questo gruppo in un percorso di crescita che continua, che ci sta regalando soddisfazioni come prestazione e come risultato. Poi il fatto che il Napoli abbia, tra virgolette, fatto la sua analisi polemica, questo non inficia sicuramente il risultato, che a mio giudizio è frutto solo ed esclusivamente di una prestazione sicuramente ottima da parte della squadra. No, rischi non ce ne sono. Quando una squadra si chiama Inter deve sapere che ogni domenica deve affrontare un avversario che dà il massimo di sé. Abbiamo diverse competizioni ancora da affrontare, abbiamo la Champions League, abbiamo la Coppa Italia, per cui dobbiamo essere bravi noi nell'accettare il ruolo che abbiamo, sapendo che ci sono delle insidie dietro l'angolo, ci sono degli imprevisti come possono essere gli infortuni, e quindi anche qua vanno gestiti bene, ma sono confortato dal fatto che abbiamo un ottimo allenatore e soprattutto abbiamo una squadra fuori dal campo che è composta da dirigenti, da professionisti di alto valore.
Antonio, le polemiche del Napoli vengono così un po' liquidate da Marotta. Vorrei sapere come le commenti tu invece. Il gol dell'1-0 con quel contatto tra Lautaro e Lobotka a centrocampo e poi l'episodio del possibile rigore a Acerbi Osimhen. Allora, onestamente lo direi anche avesse perso la Juventus nelle stesse condizioni e spero che non si ripeta magari venerdì sera. Una prestazione che ho visto, una bella, buona partita per lunghi tratti dall'una e dall'altra parte, due squadre che hanno provato a vincerla, un Inter che arrivava però con l'esperienza di Torino, dove ci ha rimesso probabilmente dei punti, è stata brava la Juventus, non è stata brava l'Inter, arrivava con l'esperienza, ha messo a fuoco quella partita e quindi a un certo punto ha dato il là alla sua superiorità. A me è sembrato alla fine, al di là degli episodi, e non sto facendo il tifoso ma sto facendo il cronista, entrambe le squadre, entrambe le dirigenze, entrambi avrebbero, i club avrebbero dovuto dichiarare quello che è stato dichiarato in questo momento, quando c'è superiorità. Però conosco questo paese, conosco che Mazzarri fino a quando è stato inquadrato sullo 0-0 era entusiasta, gasava la squadra, cercava di capire quello che si poteva fare e poi sul 3-0 invece di analizzare tutti quegli aspetti, gran parte li abbiamo analizzati, li avete analizzati in studio, è partito dalle elementele, non subito in conferenza da quello che mi dicono. Detto questo dico che certo se c'è il VAR mi aspetterei l'omogeneità dell'utilizzo del VAR, c'è un protocollo a maglie larghe, c'è un'interpretazione che diventa ancora più interpretabile, c'è un arbitro che si sente depotenziato. Torniamo sui grandi temi che dovevano aiutare e hanno aiutato per gran parte a migliorare il calcio, sulle situazioni forse anche quelle più banali a volte, ok? Dove ricordo che se vogliamo continuare a parlare di calcio è un gioco di contatto, c'è il tentativo di anticipare. Io sento adesso nei telecronisti, e qualcosa ho fatto anch'io, non è una furbata mettere il piede davanti, è l'anticipo, perché due partite a calcio balilla le ho giocate anch'io. Cioè se stravolgiamo il concetto del calcio avranno ragione sempre quelli che perdendo dimostreranno le loro intolleranze a un certo tipo di giudizio. Qui ti riferivi evidentemente all'episodio Lobotka-Lautaro, Riccardo. Ma era fallo o no per te? Ma guarda, devo essere sincero, mi sarei lamentato, ok? Perché? Perché mi ero lamentato quando ci fu il famoso scontro Giroud-Sanchez, no? Nel famoso derby. Bravo, bravo. Quindi mi sarei lamentato anch'io. Ti fa onore. Ha ragione Paulino quando dice che però bisogna cercare di seguire un protocollo che comunque è a larga veduta, ma c'è il presunto fallo di Lautaro con Lobotka non è interpretabile dal VAR, cioè è una decisione di campo. E però questo chi lo dice? Perché lo dice il protocollo, perché quando nel famoso scontro Giroud Sanchez ci dissero che è una valutazione dell'arbitro perché non è un errore grave, no? Quindi non essendo un errore grave e non comunque però decisivo, è sempre soggettiva come cosa, perché lo so, però chi dice c'è quale è grave e quale no? Ci sono sì, però tieni presente che passano comunque, poi mi dirà Paulino, ma anche con la Juve, però passano comunque 20 secondi. Sì, sì, cioè, quello sì. Quello cioè tutto sì. Sul rigore invece famoso, qualche dubbio io, vabbè, è chiaro che poi segui la parte, però poi in queste cose arrivano le immagini, no? Ogni giorno ne sono. In effetti, cioè, quantomeno dubbio, non si può parlare di errore clamoroso, perché una serie di moviolisti dice che il tocco è impercettibile, una serie di moviolisti dicono è un tocco laterale che non andrebbe sanzionato, oggi si dicono che quel tipo di fallo non viene fatto. Fossi un napoletano è ovvio che mi metto a discutere, però far passare, come ha fatto passare il Napoli, la vittoria dell'Inter aiutata dall'arbitro, secondo me è esagerato. Ecco, questo voglio dire. Poi è chiaro che si porta qua il proprio mulino, però l'omogeneità è una cosa che in effetti io continuo a dire, perché se è giallo in un modo deve essere giallo per tutti e lì non c'è protocollo VAR. Se tu entri col piede a martello devi dare il rosso.
e se entri da dietro devi dare rosso. Molte volte su queste cose qui c'è, si perde un po' il fallo di mano. Se fosse, perdonami, ho ascoltato la metà, proprio un inciso, ma se fosse, visto che ti fa onore l'introduzione, la percezione di quella situazione di gioco, diciamocelo chiaramente, se fosse capitato nell'area nostra, cioè nella tua, dell'Inter, mia, della Juventus, quella situazione di anche da rigore, in base alle immagini, i palloni che si allungano nei fermo immagini il giorno dopo sui giornali, si sarebbero fatte molte polemiche. Beh, perché se un rigore sono fatte non anche dato qui, Juve, dato all'Inter o viceversa, fa discutere. Quindi sotto questo aspetto il Napoli fa bene. Però io dico, un arbitro, cavolo, ma quella situazione a centrocampo, 20 secondi o meno, davanti a te, in un gioco di contatto è un conto, ma cioè, fermare un avversario, per quanto possa non arrivare sul pallone, ma ci potrebbe arrivare, incide non poco. Io dico, qui stiamo lasciando decidere l'arbitro, aspetta, forse lascio correre, tanto sì, non segna. C'è un check, cioè, però non si capisce. Io avrei chiamato l'arbitro nel contatto. Posso lamentarmi un attimo, dovevamo commentare le dichiarazioni di Marotta, sta facendo una moviola senza immagini. No, no, ma le dichiarazioni sono a casa un po' mi dico, ma dico, state parlando. No, perché scusa, le dichiarazioni sono sulla moviola. Marotta sì, dice vittoria limpida senza polemica. Le immagini quante ore dalla partita. Una testa per ragionarci. Ma sì, guarda, ma non le possiamo neanche riproporre. Stiamo facendo ragionamenti sull'utilizzo del VAR, se il VAR deve essere cambiato. Non ci sono neanche delle immagini a sostegno, però cioè va bene, però le immagini sai, però ce le abbiamo, poi va bene, le abbiamo viste tanto. Guarda, ma che discussioni sono? Cioè, voglio dire, secondo me, magari sono banale. Ma che discussioni sono? Le ha dette, ma allora dillo a Marotta che discussioni sono. A Marotta è stata fatta una domanda. Sì, no? Ma lo stai dicendo. Ma Marotta gli è stata fatta una domanda e ovviamente un dirigente dell'Inter e ha detto delle cose normali, non ha detto delle cose scandalose. Stiamo commentando le dichiarazioni di Marotta. Però, secondo me, per non fare un talk sull'interpretazione del VAR e sull'uniformità di giudizio. Ma perché era fallo questo che stiamo vedendo ora? Era fallo o no? Ma sì, poteva essere anche fallo, però il senso è quello. Secondo me l'Inter, al di là di questi due episodi, ha vinto meritatamente la partita, punto. Cioè, se no andiamo avanti tutta la settimana. Sì, però appunto su questo qua, secondo me non ci sono dubbi, e l'abbiamo detto all'inizio, che non è il favoritismo arbitrale o meno. E però, anche scusate, dire che l'Inter ha vinto meritatamente la partita, perché il Napoli dopo 40 minuti. Sì, però Paolo, adesso sta. Allora, se noi un attimo stiamo analizzando sti due ipotetici falli, no? Quello del rigore e quello appunto sul gol di Çalhanoğlu. 72 ore, cioè, che discorso... ne stiamo parlando. Ho cioè capito, però se l'argomento è questo, 48, cioè per forza di cose dobbiamo rispondere. Domenica, però onestamente, 48. Perdonami solo un secondo, però onestamente il fallo su Lobotka e tutto quanto poteva starci, però in un metro arbitrale dove l'arbitro ha arbitrato così per tutta la partita, perché fa discutere questo, perché poi 20 secondi dopo c'è stato il gol di Çalhanoğlu. Però ce ne sono tanti altri che sono stati veramente molto simili, sì, di trattenute, sì, esattamente, sì, di trattenute e sì, tutto quanto. Quindi io personalmente l'avrei fischiato, però se analizziamo tutta la partita non ne ha mai fischiato uno, quindi ha adottato questa cosa qua. Per quanto riguarda, cioè, come questo ce n'erano altri? Sì, come questo ce n'erano altri, su Lautaro, ce n'era anche uno su Acerbi, anche su Acerbi c'era. Uno su Acerbi. Ha ragione lei che è diventato un caso perché fa gol l'Inter. Perché c'è il gol, perché altrimenti non sarebbe stato tenuto in questione. Però io farei solo una cosa per chiudere sta roba qui di Varese. Io farei un invito agli arbitri, andate comunque a vederla e poi comunque decidete. Ma il protocollo questo non è quello, quindi non lo posso fare. Il problema è il protocollo, ma io credo che ragazzi, ma questi discorsi facevamo anche da prima del VAR, cioè il bello del calcio è avere anche da disquisire qualche cosa di questi aspetti, cioè gli arbitri sono sempre diversi, sono esseri umani diversi che applicano delle regole, ma con sensazioni e percezioni leggermente diverse. Tanto giudizio perfetto non c'è, non ci sarà mai. Il VAR, cioè, siamo il VAR stati ti dà un contributo discorso, su gol non gol,
io ho detto fuori che gioco. È scorretto, sì, tu dici sulle cose oggettive, no? Dire, sì. Io ho detto che è scorretto, cioè ho fatto una disamina credo corretta, però è scorretto dire in conferenza stampa, non presentandoti innanzitutto, e dire che la partita l'hai persa per colpa dell'arbitro. Questo assolutamente questo, non bene, me è sbagliato. Ma lo sappiamo, hai ragione, ma poi sappiamo che a caldo fa parte di tutto il mondo calcio, a caldo, magari un'ora dopo ha detto potevo dirla diversamente. Però non è a caldo, perché noi stiamo discutendo ancora dopo due giorni. Ma se facciamo questo ragionamento, no? Allora anche il VAR, che è informatica, mettiamola così, è tecnologia, è perfettibile perché è fatta dall'uomo e quindi potrebbe sbagliare. Abbiamo visto anche il VAR impallato che non andava e dici però anche il frame, mi devo fermare, datemi un minuto. Juventus Napoli possono essere, ricordiamoci di dirlo anche quando capiterà la Juve al Toro, la Fiorentina, questo ragionamento ricordiamocelo poi sempre. Beh, l'ho detto io sul fallo, sul gol annullato per il fallo, no, dico in generale le prossime puntate o 20 puntate fa vedremo. Che non è sempre così. Tu segnatelo così poi verificherai. No. Torniamo tra due minuti, ragazzi, da un po' di tempo oramai. Perché dopo Pavard e Bastoni, che però rientra con l'Udinese, almeno quello per Inzaghi, si sono fermati Dumfries e De Vrij, tutte e due 20 giorni di stop, che vuol dire di fatto rivedersi a gennaio. E quindi qua mi chiedo, e mi collego a questo punto a Paolo Bargigia, mi chiedo se l'Inter a gennaio, alla luce di questi problemi, non pensi magari a fare qualcosa in difesa, perché è vero che fino adesso sta tamponando bene, però adesso sei contato, cioè se si fa male ancora qualcuno che fai? Se fa qualcosa, secondo me è legato a un fatto di prospettiva. Allora in difesa parliamo di un giocatore che sicuramente o quasi arriverà in estate, adesso provano a vedere se riescono ad anticiparne l'arrivo. Sta parlando di Thiago Diallo del Lille, e su Diallo avevano fatto anche una trattativa la scorsa stagione, poi si infortunò il ginocchio, sì. Ecco, come Thuram, uguale come Thuram in lo tempi diversi, si ma il crociato anche lui in tempi diversi, grave, quindi. Si fatto... No, però lo trattarono, si ruppe e non l'ho preso lì praticamente era preso, no, Thuram, cioè si ruppe proprio la sera della, sì, della... Sì, del ma anche con Thiago Diallo avevano l'accordo praticamente, poi non ecco c'è questa ipotesi e allora stanno vedendo se con Lille riescono a trovare un accordo, perché il giocatore va in scadenza nel 2024. Quindi alla fine dovresti dare un piccolo indennizzo a Lille se lo prendi adesso. Ecco, secondo me sulla difesa posso leggere solo questa cosa qua. Poi onestamente, al di là di scenari un po' fantasiosi, secondo me l'Inter, a parte questo aspetto in difesa eventuale, non farà nulla, perché comunque ci sono riscontri che prenderanno a parametro zero Zielinski nella prossima stagione. Sarebbe un bel colpo quello, eh? Sarà sulla qualità del giocatore, ne aveva parlato anche Marotta, no? E anche prima della partita con il Napoli. Poi invece io non sono così convinto su Taremi, perché comunque Taremi va in scadenza, non lo prendono adesso, e poi comunque è un giocatore che ha tante offerte, anche dall'Arabia, quindi bisognerà vedere se avrà voglia di restare in Europa, eccetera. L'unica cosa che il Porto, l'Inter magari nella fase in cui aveva sia Arnautovic che Sanchez infortunati, aveva provato a capire se lo avessero ceduto, ma il Porto non ha questa intenzione, quindi lui andrà a scadenza. Quindi mi stai dicendo che a gennaio di fatto l'Inter non farà mercato, a meno che non riesca a magari... A meno che riesca a provare ad anticipare l'arrivo di Thiago Diallo. Riccardo, tu invece lo faresti qualcosa? Ma o... no, sinceramente non andrei a fare più di tanto, però c'è questa voce, non so se ha conferme Paolo, che Sanchez potrebbe essere attratto dall'Arabia. Andare in Arabia. Ma già a gennaio? Sì, però non credo. Vabbè, ma poi guarda che l'Inter sta scoperta, perché chi prendi? No, appunto. Secondo me no. Secondo me va tutta a fine stagione. Poi comunque leggiamo il mercato dell'Inter nell'ottica di una società comunque che come bilancio, come prestito eventualmente da rinnovare, in scadenza, come eventuale passaggio di proprietà eventuale, secondo me non tutt'altro che sicuro, anzi, cioè non è che può fare investimenti a gennaio, ecco, tutto sommato, non li vuole neanche fare. Penso, no, Riccardo? Sì, questa ma la fotografia. Senza dubbio, cioè, ma ce l'hanno dimostrato in questi anni, e poi siamo sempre collegati alla questione, ne entra uno, se ne esce un altro, perché poi sostanzialmente... Ma tu adesso fino a gennaio sostanzialmente giochi con Darmian, Acerbi, Bastoni. C'è Bissek. Bissek, Acerbi, Bastoni. Esatto, però, a meno che Quadrado Siccome adesso comunque non puoi far nulla.
a gennaio ti rientra Pavard, ti rientra, cioè a gennaio tu hai la batteria dietro, quindi puoi adattare. Abbiamo visto che addirittura può adattare Carlos Augusto come braccetto. Quello che dicevo, quindi... Thiago Diarro non è legata tanto agli infortuni, è legata alla prospettiva di anticiparne l'inserimento, per paura magari di perderlo eventualmente trascinandolo fino a giugno, ecco. Non dovrebbero perderlo, però anticipandone l'inserimento, no? Per adattamento, certo. Però non è assolutamente sicuro ad oggi. Marianna, devo dire che comunque l'Inter lo sta dimostrando anche in questa fase di infortuni, qualche infortunio adesso c'è, ha una rosa completa perché può adattare anche giocatori in altri ruoli. Sì, è quello che appunto dicevamo anche prima, la panchina è lunga, il merito di Inzaghi è proprio quello di saper adattare i giocatori e farli rendere, perché poi la resa evidentemente c'è, sul campo si dimostra. Bisognerà anche vedere un attimino per quel che riguarda il calciomercato le varie spese, perché comunque l'Inter non è che navighi nell'oro, visto che problemi economici ne ha avuti veramente tanti, e bisognerà poi vedere, questo chiedo a Paolo, se, vabbè, ovviamente non in prospettiva di gennaio, però poi quale sarà il futuro dell'Inter, se effettivamente l'ottimismo che è stato trasmesso da Marotta nei confronti di Zhang sia reale. Marotta ha detto spero che resti, però quello spero infatti no, è per quello che ho chiesto. È chiaro che c'è questa scadenza del prestito con Oaktree che ha salito, 346 milioni di euro, no? E ci sono ovviamente manovre in ambito finanziario con advisor, con banche che stanno rivalutando rifinanziamento con altri interlocutori, penso, più che con Oaktree. Però è chiaro che se non lo fai, formalmente l'Inter passa di proprietà, no? Le azioni sono state... Io credo che ci sia già una partnership Oaktree-Suning, perché poi è Suning, no? Perché dico questo? Perché il rinnovo di tutto il quadro dirigenziale da Marossa a Ausilio Gacin ti dice qualcosa, no? Se questi rinnovano a gennaio, o ti dice che Zhang rimane, o comunque se dovessero subentrare Oaktree potrebbe variare qualcosa. No, la continuità, hanno già dato a la continuità, la continuità perché, del progetto. Però tu dici è difficile investire, però tu già metti sotto contratto tre persone fino al 2000. Ma che ti danno la continuità di un mercato che è stato fatto in questi anni in modo molto positivo, sotto financial fair play, lavorando in modo vincente sui parametri zero, no? E pochi cartellini presi a titolo definitivo. Quindi, in ogni caso, credo che se Zhang anche dovesse cedere, o comunque avere partnership, eccetera, ha assicurato, con questi rinnovi, come dicevi tu, una continuità operativa e una filosofia di lavoro. Perché sai, i conti poi non li sistemi da una stagione all'altra, quindi i problemi restano. Sì. Però già la prospettiva di fare gli ottavi di finale, la prospettiva di fare questo famoso mondiale per club, no? Che 50 milioni garantiti. È vero che non li puoi mettere adesso a bilancio perché arriveranno, però è una prospettiva che ti fa respirare un attimo. Però ripeto, poi è un periodo che i parametri zero li azzecchi, perché poi ci vuole anche un po' di fortuna. Poi c'è anche la bravura, diciamolo, cioè, perché Marotta e Ausilio... Se tu vai a prendere Mkhitaryan a zero e poi ti esplodi in questo modo, se vai a prendere Acerbi, secondo me il grande colpo di quest'anno è a livello finanziario è Thuram. Hai fatto Mkhitaryan, Acerbi, Cialanoglu e Thuram, tutti e quattro a zero. Però mentre Mkhitaryan, Acerbi e forse Cialanoglu non sono un investimento. C'era anche Dzeko, vi ricordate? Sì, non c'è un investimento finanziario. Thuram è un potenziale assegno circolare, senso che un giocatore del genere che prendi a zero adesso già ti vale 40-50 milioni. Acerbi non ti vale, però hai un giocatore importante. Lo stesso Sommer, se non sbaglio, 6 milioni per un portiere comunque. Anche lì doveva finire l'Inter rendimento. quando è andato via Onana, doveva con finire Onana che nel frattempo fa una papera partita. Dietro l'altra anche lui. Perché c'è Onana altro che Donnarumma 2, anzi la c'erano delle cose a Manchester, Onana, incredibili.